vai a rimuovere poi, no? Va ancora più in profondità. Invece, tutto quello che tu tiri fuori, nel momento in cui tu pensi a questa relazione, ti vivi l'emozione, la cosa così, inizi a mettere il dubbio. E quale deve essere il dubbio? Devi prescrivere il sintomo all'altra persona. Devi prescrivere il sintomo all'altra persona. Non c'è verso. Se tu non gli prescrivi il sintomo all'altra persona, non ne vieni più fuori. E quale sintomo devi prescrivere? È uno stronzo, un figlio di mignotta? Devi prescrivere il sintomo, devi andare a come dire, squalificare l'altra persona. Io sono molto meglio di lui, meno male che se n'è andato, avrei fatto una vita di merda con una persona così, è semplicemente uno stronzo, è semplicemente un coglione, e devo andare a mettere questo tarlo, devo andare a mettere questo tarlo. Perché se non vado a mettere il tarlo, diciamo così, beh, il rischio è che poi me ne addosso io le responsabilità, no? Nel momento in cui tu hai messo il tarlo dentro, vai a demolire quella convinzione. Ma questo vale per tutte le convinzioni, eh? Cioè, per dire, anziché metterti, come dire, ci sono persone, no, che si mettono delle idee in testa. Che sono idee in testa sbagliate, sono idee in testa sbagliate. Queste idee in testa noi non dobbiamo mettercele, cioè non dobbiamo metterci le idee in testa sbagliate, perché se tu cambi questi tarli, queste idee che tu hai dentro, cambi la tua vita. Semplicemente devi farlo a livello profondo. Anche quando fai degli errori, devi sempre salvaguardarti. Perché anziché avere la convinzione sono un disastro, sono una persona che non riesce a niente, basta mettere il tarlo dentro. Io sono un essere umano e ho diritto di sbagliare. Alcune persone credono di non riuscire, di non poter riuscire a fare qualcosa. E se tu non ce la posso fare, deve essere sostituito da tutto è possibile. Perché in realtà tutto è veramente possibile, ma soltanto se tu credi che tutto sia possibile. Quindi, anche quando ci capita qualcosa che è un qualcosa che noi reputiamo un fallimento, anziché pensare, diciamo così, sono un fallito, devi insinuare un dubbio, sto imparando. Perché pensate, adesso mi viene in mente la metafora dei bambini, se i bambini hanno naturalmente questa attitudine, se un bambino ogni sbaglio che fa, cioè, se, quando un bambino sbaglia, se non avesse l'attitudine, se non avesse l'attitudine di, diciamo, perseverare, finirebbe subito, non sarebbe neanche in grado di imparare a camminare, perché un bambino per imparare a camminare cade 100.000 volte e si rialza sempre e continua a rialzarsi fondamentalmente. Qua si attiva pure le Siri, si attiva, si rialza sempre, non resta mai per terra, ma perché naturalmente abbiamo delle convinzioni positive. Poi dopo, con l'educazione, con tutte le cose, ci vengono fuori delle convinzioni negative. Quindi, quando tu ti capita qualche cosa, cadi, inciampi, devi semplicemente pensare: sto imparando qualcosa, sto imparando una lezione nuova. E queste sono convinzioni generali che io adesso sto dando, che però dobbiamo immettere dentro di noi. Perché, diciamo così, che se tu vai a toccare queste convinzioni che io sto mettendo dentro, vai a inserirle. E poi per effetto domino tutte le altre più o meno si allineano. Quindi però noi dobbiamo mettere dentro come convinzioni fondamentali quello che possiamo sbagliare, perché siamo degli esseri umani, quindi è un nostro diritto sbagliare. Dobbiamo metterci dentro la convinzione che tutto è comunque possibile. Ci saranno cose più probabili, cose meno probabili, ma tutto è comunque possibile. È possibile. Dobbiamo mettere dentro un'altra convinzione generale che non esistono, non siamo dei falliti. Quando le cose vanno per il verso storto, stiamo imparando, stiamo facendo esperienza. E poi un'altra convinzione molto importante.